Quando l'appetito c'è. Ciao, sono Fernando, sono un cornista e ti do il benvenuto sul mio canale. Se vuoi essere sempre aggiornato sulla pubblicazione dei miei contenuti, iscriviti adesso al canale cliccando il bottone rosso in basso a destra con scritto iscriviti. Attivando anche la campanella delle notifiche sarai avvisato ogni volta che pubblicherò un video. Quando l'appetito c'è, prendendo spunto da una delle musiche delle mitiche avventure di Asterix e Obelix, anni fa creai un simpatico e divertente esercizio molto utile per invogliare mia figlia a suonare note staccate sui suoni armonici di tutte le tonalità. Ma andiamo subito al dunque. Suonerò questo esercizio con il corno in fa a vuoto. Adesso pigia il secondo tasto e risuona l'esercizio un semitono sotto, sempre con il corno in fa. Continuiamo a scendere tenendo premuto questa volta il primo tasto. Adesso terzo tasto o volendo primo e secondo. Secondo e terzo tasto. Tasti 1 e 3. E adesso, sempre con il corno in fa, tutti e tre i tasti premuti, che sarebbe la settima posizione. Questa settima posizione, essendo una posizione un po' crescente, chiuderò un po' la mano nella campana cercando di abbassare la tonalità per avvicinarmi il più possibile all'intonazione giusta. Se vuoi approfondire l'argomento di queste sette posizioni che ci hanno permesso di suonare questa bellissima e simpaticissima melodia in tutte e sette le posizioni, ti invito ad andare a vedere la mia lezione numero 5 intitolata appunto le sette posizioni del corno. Se per caso hai un corno semplice in si bemolle, potresti suonare questa melodia in modo ascendente, quindi partendo dalla quinta posizione, poi quarta, terza, seconda e prima. Se ti è piaciuto l'esercizio che ti ho proposto in questo video, metti un pollice in su e iscriviti al mio canale per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto e alla prossima!